È stato il giorno dell'accusa al processo Coingas. Il procuratore capo Roberto Rossi, al termine di una lunga requisitoria, ha chiesto la condanna di Ghinelli, Macri ed altri 5 imputati. Alla base dell'inchiesta le ormai famose consulenze d'oro, quelle affidate dalla partecipata all'avvocato fiorentino Pier Ettore Olivetti Rason e al commercialista aretino Marco Cocci, quasi mezzo milione di euro per incarichi secondo la procura inutili. Pesanti le richieste di condanna senza il riconoscimento delle attenuanti generiche. 6 anni di reclusione nella richiesta per l'ex presidente di Estra Francesco Macri, 4 anni e 6 mesi per peculato e 1 anno e mezzo per abuso d'ufficio in merito alla sua nomina in Estra, secondo l'accusa in violazione della legge Severino. Per l'avvocato fiorentino Rason e il commercialista Cocci, il PM ha chiesto rispettivamente 4 anni e 6 mesi e 4 anni. Per entrambi l'accusa è quella di peculato. Chiesta poi una condanna a 2 anni e 2 mesi per il sindaco Alessandro Ghinelli, dei quali 1 anno e mezzo per abuso d'ufficio, stessa richiesta anche per l'assessore Alberto Merelli, e 8 per favoreggiamento reale. Un'eventuale condanna lo porterebbe alla sospensione alla luce della legge Severino. Il primo cittadino ha preferito non commentare. Buongiorno. Colpo di scena invece nella vicenda multiservizi. Il reato, che era stato derubricato a traffico di influenze, è stato riformulato dal procuratore in corruzione per Bardelli e istigazione alla corruzione per Amendola. 2 anni e 6 mesi le richieste di condanna. Cadute invece le accuse per la contabile Mara Caccioli, per l'avvocato Stefano Pasquini, per l'attuale presidente di Coingas Franco Scortecci e per Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa. La requisitoria del pubblico ministero è stata molto precisa, puntuale, chiamando le risultanze probatorie raccolte durante il dibattimento. Come parti civili ovviamente seguiremo tale richiesta. La sentenza è attesa per il prossimo 3 febbraio. È stato fermato durante un normale controllo lungo l'autostrada del Sole, ma è stato tradito, oltre che da un certo nervosismo, anche dal forte odore di hashish che proveniva dall'auto. È stato così arrestato dalla squadra mobile della questura e dalla sottosezione di Battifolle un italiano di 29 anni, colto in flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Dopo il controllo all'altezza della stazione di servizio Lucignano Est, è infatti scattata la perquisizione dell'auto, dalla quale sono saltate fuori, con il singolare stemma del Bitcoin, 20 dosi di hashish pronte per essere cedute per un totale di oltre 200 grammi. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'abitazione dell'uomo. Qui gli uomini della squadra mobile hanno trovato una coltivazione artigianale di sostanze stupefacenti, una serra con all'interno 6 piante di marijuana ed oltre 100 grammi di stupefacente essiccato, oltre che numerosi bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. In una stanza utilizzata solamente dal 29enne è stata trovata anche una pistola e 3 fucili, risultati essere provento di un furto in un'abitazione a Pergine Valdarno nel 2019 e numerose cartucce. Tutto è stato sequestrato in attesa di accertamenti, mentre il 29enne è stato trasferito nel carcere di Arezzo in attesa della convalida del provvedimento restrittivo. È stato anche denunciato per ricettazione. La messa in sicurezza di alcune aule scolastiche perché possano essere adeguate per accogliere bambini non udenti, fino a il polo delle economie immateriali per tenere insieme la formazione, il lavoro e le economie legate alla cultura, al turismo e ai servizi alla persona, iniziative rivolte alla promozione e soprattutto al supporto delle piccole associazioni che attraverso la fondazione godono di professionisti gratuitamente perché possano loro dare servizi e non preoccuparsi della burocrazia. 30 pagine per raccontare i primi mesi di attività, la Fondazione Arezzo Comunità presenta il report annuale, una pubblicazione in cui si ripercorre sinteticamente il lavoro fatto da febbraio 2022, una realtà che unisce pubblico e privato nell'ambito dei servizi sociali. Ma io spero che siano passi numerosi più che grandi, perché ogni passo in questo settore è importante. Noi siamo, rispetto alle altre due fondazioni gemelle, diversa perché siamo una fondazione che non crea eventi, ma crea risposte puntuali, silenziose, pragmatiche. Il sito è già operativo, richiama tutte le associazioni, le pagine social e una disponibilità a essere appunto a loro servizio proprio perché possano essere conosciute, dalle campagne 5 per 1000 fino al supporto a potersi raccontare. È una realtà di servizio questa, a chi dà servizi. A noi piace che il volontariato si pensi libero, si pensi indipendente e non sia preoccupato di fronte alle sfide del domani.
umani, che sono sfide di burocrazia, sfide di mancanza di volontari, e quindi anche una forte azione con le scuole di promozione del valore del volontariato, e sfide che permettono di mettere i servizi in filiera, quindi fare tutti la propria parte in una però idea generale di comunità. Ecco, prefetto, lei ha ricevuto da questo comitato una richiesta di aiuto, un SOS, insomma, come si sta muovendo? Sì, ci sono state due segnalazioni sulla presenza di lupi sul territorio, e quindi noi ci siamo immediatamente attivati con i carabinieri forestali per il monitoraggio del territorio, per avere una situazione aggiornata e per capire appunto quanto la presenza di lupi sia invasiva e preoccupante. Ma c'è modo di poter intervenire, perché ovviamente sappiamo benissimo che sono animali protetti, sappiamo anche un po' il ciclo della natura, come funziona, quindi l'intervento è complicato. Beh, vanno contemperati tutti chiaramente gli aspetti, e ovviamente nel momento in cui la presenza diventa un pericolo per la pubblica incolumità è chiaro che il discorso cambia. Non c'è bisogno ovviamente che si verifichino degli episodi diciamo di aggressione nei confronti delle persone per arrivare a prendere poi delle decisioni e delle determinazioni. Intanto bisogna capire l'importanza e la reale portata del fenomeno. Queste segnalazioni sono state fatte due episodi? Sì, sono arrivati le segnalazioni da due comuni del territorio di presenza di lupi, perché è stato ritrovato appunto qualche animale aggredito. Ore 9. Colazione. Secondo problema. Mangiare. Non ce n'è. Ma qui 8 mesi l'anno fa un freddo cane. E se non mangi, svieni. Ottavia Piccolo, in donna non rieducabile, a Lucignano, un piccolo grande caso della scena teatrale italiana, firmato da Officine della Cultura e programmato nei teatri italiani stagione dopo stagione, ma ora più che mai attuale. Scompaiono. Così, all'improvviso. I militari russi li caricano sui camion, non se ne sa più niente. Comincia la ricerca. Domandare, chiedere, pagare. Scritto da Stefano Massini, diretto da Silvano Piccardi, e l'adattamento in forma teatrale dei brani autobiografici e degli articoli della giornalista russa trovata morta il 7 ottobre 2006 nell'androne della sua casa, uccisa da 4 colpi di arma da fuoco. Anna Politkovskaya, la giornalista russa uccisa nel 2006. Beh, è un simbolo della libertà d'espressione, della libertà, la libertà in generale. E quindi con la festa della Toscana aveva proprio a che fare. E qui parliamo di diritti, il diritto di dire quello che si pensa è sempre la cosa più importante. Quindi, che dire, questo nostro lavoro che portiamo in giro ormai da 15 anni racconta questo, che vogliamo essere liberi, liberi di parlare, di scrivere e di dire quello che pensiamo. E non cammino in Cecenia con il passamontagna nero fisso sul viso, come fanno le truppe russe, per un motivo che ignoriamo. Noi, con gli anni, abbiamo imparato benissimo l'importanza di certe cose e ci siamo allenati moltissimo nel nascondere ogni nostro sentimento o pensiero negativo. Il negativo è negativo. Noi ci siamo allenati per non turbare gli altri. Soprattutto quelli dello scalino superiore. Un trio di fuoriclasse del teatro italiano assieme per la prima volta nello spettacolo Danzando con il Mostro. Serena Ballivo, Mariano D'Ammaco e Roberto Latini, 3 vincitori del premio UBU, il più prestigioso riconoscimento del teatro italiano, sono saliti sul palco del teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino per il secondo appuntamento del 2023. Lo spettacolo porta in scena un viaggio nella mente di un individuo, nel suo tormento, nella sua sfida con se stesso.
Ah, allora, in Danzando con il Mostro, che è uno spettacolo dove ho avuto l'onore di poter comporre e firmare l'opera insieme a Serena Balivo, mia compagna abituale, ma un artista anche come Roberto Latini. In realtà in Danzando con il Mostro in effetti c'è un elemento scenografico a cui fanno riferimento i materiali dello spettacolo, che può essere letto come una torre, forse una torre dell'orologio, forse una torre dove c'è una finestra. È un luogo, in questo Danzando con il Mostro, che è una specie di allucinazione, dove noi chiediamo allo spettatore di abbandonarsi e di sognare insieme alle visioni che si succedono. In qualche modo diciamo che anche questo luogo può assumere vari modi di essere letto dallo spettatore. Forse è semplicemente la finestra di casa di qualcuno, forse una torre dove vive qualcuno, chissà chi, forse una torre con un orologio. L'emozione è tanta, perché in una sfilata c'è sempre l'emozione, perché comunque è un evento importante dove lavorano tantissime persone, dove veramente si sente l'unione degli spiriti. Pitti Bimbo 96, che si è aperto alla Fortezza d'Abbasso lo scorso 17 gennaio, è tornato ad ospitare le sfilate in presenza dopo lo stop di 2 anni dovuto alla pandemia. Il brand Monna Lisa, con il cuore pulsante ad Arezzo ed oltre 60 negozi sparsi nel mondo, torna così ad incantare la platea della Fortezza d'Abbasso con una collezione impreziosita da una modella d'eccezione, Virginia Bocelli. Molto bella, molto semplice, molto educata, come lo è tutta la famiglia Bocelli, che noi abbiamo avuto la fortuna di essere loro ospiti, di averli conosciuto tutti, anche la signora Bocelli, la mamma di Andrea. E veramente devo dire una famiglia speciale. Con loro trovo molte cose in comune, perché noi cerchiamo di organizzarci per fare il welfare e tante cose belle, e loro lo stesso sono bravissimi in questo, quindi penso che insieme stiamo cercando di trovare una strada per unire le nostre forze. Impresa e cuore, la fondazione porta il nome della SPA Monna Lisa, e sono già tanti i progetti realizzati, altri sono in cantiere. Per questa sfilata anche una collaborazione con un istituto del Valdarno aretino. È insieme alla SPA, perché unire il sociale alla un'azienda che guarda il futuro, che è presente nel mondo in 62 paesi, sia un modo vero per produrre articoli da bambini. La fondazione appunto sta continuando questi progetti di solidarietà abbastanza importanti poi sul territorio, e sempre attraverso la formula dei nostri temporary charity shop, dove praticamente andiamo a reinserire prodotti delle passate collezioni per sostenere un progetto specifico di solidarietà. Al momento ne abbiamo 7, l'ultimo che abbiamo aperto è a Milano, e l'obiettivo principale è sempre legato al mondo della disabilità. Ora, in questa giornata di oggi, abbiamo anche la presenza infatti di una decina dei nostri volontari, che hanno così la possibilità anche di vedere proprio la sfilata della collezione dell'azienda Monna Lisa. Questa è anche un po' la vostra mission, quello di unire, ecco, il sociale comunque con il business. È sempre stato, anche prima ancora di occuparmi personalmente della fondazione, credo che sia sempre stato in noi, perché bisogna pensare che siamo anche fortunati, e quindi se sei fortunato cerchiamo di aiutare anche chi è meno fortunato. Ringraziamo la società di Fuiano che ci ha dato questa disponibilità, perché anche se è piccolo il campino, però è molto bellino e ci siamo allenati molto bene. Abbiamo vinto una partita contro una squadra forte, la ritengo molto difficile, e ti deve dare ancora più convinzione, però c'era già successo a Piancastagnano, avevamo vinto là, io ero un vinto, e dopo la vittoria davvero, invece dopo il Piancastagnano c'è stato, direi, le due partite in cui abbiamo lasciato tanti punti, è brutto. Ecco, questa ci deve insegnare che non puoi fare delle prestazioni bellissime contro
contro le prime, cioè contro le squadre di alta classifica, no, tra l'altro abbiamo vinto tutte, e poi inciampare con squadre di media bassa classifica. Sappiamo tutti che il calcio è così, può succedere anche questo, indubbiamente, però noi abbiamo già data da quel punto di vista. È chiaro che siamo contenti, perché è meglio essere primi e secondi, questo è in dubbio, però manca sempre 15 giornate, allora contenti di aver raggiunto il primo posto, però intanto siamo in coabitazione con un'altra squadra. Abbiamo la terza abbastanza vicino e con 15 giornate può succedere tutto. Vediamo di continuare come abbiamo fatto nelle ultime noi, poi il resto verrà di conseguenza. Ma che la partita è andata, hanno tentato di venire a aggredirci, insomma, hanno affrontato a viso aperto. E forse noi lì giochiamo forse uno dei migliori, anzi senza forse, sicuramente uno dei migliori primi tempi di tutto l'anno. E andammo un doppio vantaggio, però anche lì si vide che era una buonissima squadra e credo poi l'hanno testimoniato. E ultimamente anche, insomma, ci hanno messo anche di terminale offensivo Vanni, e visto domenica il Livorno, visto è stato subito determinante.